Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché ovviamente parliamo della nuova EX3 del Behemoth Steward, nuove difficoltà che sono state aggiunte all'interno dell'evento del Critical Threat, tra le quali anche la Crash. Crash che ho provato, in realtà io le provo sempre tutte, devo dire che effettivamente riesco a sopravvivere, riesco a gestire un po' la situazione, però purtroppo il mio Sephiroth non fa abbastanza danni terra. Mi servirebbe ovviamente in questo caso magari un doppio DPS che riesca effettivamente ad essere molto più incisivo, molto più aggressivo, o comunque avere degli overboost superiori nell'arma di Sephiroth, perché comunque ho solo 3 overboost e capite bene che in una Crash 3 overboost sono praticamente insufficienti, e quindi ho provato, riesco comunque a sopravviverci nella prima fase, mentre invece purtroppo nella seconda parte dello scontro vado troppo indietro con le cure, non riesco a stare dietro alle cure e quindi di conseguenza si crepa, anche perché il combattimento della Crash è particolare, arrivano subito 2 meteore e poi comincia praticamente il combattimento classico, per cui dovete avere sia una buona difesa magica sia una buona difesa fisica, quindi vi lascio immaginare soltanto questo. Detto ciò, la X3 invece è molto più abbordabile, è molto più semplice da questo punto di vista, semplicemente perché io ho utilizzato praticamente lo stesso identico team che ho utilizzato anche per la X1 e per la X2. Quindi se volete effettivamente andarvi a recuperare il setup che ho utilizzato per la X1 e la X2, ci sono i video sul canale, magari ve li lascerò anche qui nella finestrella di riferimento alla fine, in modo tale che voi abbiate la possibilità di copiare il setup. In questo momento stavo girando il setup della Crash, quindi non è esattamente quello che ho sfruttato per questa X3, però quello che mi interessava farvi vedere erano per l'appunto i personaggi che ho utilizzato. I personaggi che ho utilizzato sono comunque al solito Sephiroth, che mi fa da DPS magico, Matt, che mi fa da supporto a tutto tondo, e poi Zac, che è praticamente il secondo DPS, in questo caso fisico, non elementale, però che si appoggia con il Quake Blow per fare comunque un bel po' di danni grazie a Sephiroth, che per l'appunto indebolisce la resistenza terra del nostro avversario. Purtroppo qui ho tutto il setup sfasato, quindi non ve lo faccio neanche vedere i vari setup precisi, perché ripeto, sono quelli che sto utilizzando per la Crash, ma ho capito già che per me la Crash anche in questo caso è fuori portata, ma sinceramente non mi interessa. Le Crash, a meno che non siano strutturate in modo particolare, non mi interessa farle, detto proprio sinceramente. E quindi se vi interessa appunto vedere il setup dei miei personaggi, o vi incollo, magari vi allego il pezzettino stesso del video che ho registrato per la X1 e la X2, oppure potete andare a recuperarvelo subito, giusto un attimo, potete recuperarvi setup della X1 e della X2. Detto ciò, vi lascio ovviamente con il combattimento della X3, che vi ricordo essere fatto completamente in auto grazie a questo setup, quindi per tutti quelli che vogliono giocare con l'auto mod, vogliono comunque avere zero sbattimenti, possono tranquillamente copiare il setup e godersi lo spettacolo. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao! Ho utilizzato comunque sia, anche come potete notare, uno Zac non elementale che mi ha fatto praticamente da DPS e debuffer in contemporanea, mentre invece poi ho utilizzato Sephiroth come DPS principale e Matt, che ovviamente qua mi fa da supporto ed è estremamente perfetto, perché Matt per l'appunto ha la Centipede che mi consente di curare e aumentare la difesa fisica contemporaneamente, e poi
E poi la seconda arma, che con l'attacco X-Shot, la Slick Beetle, che con l'attacco X-Shot mi permette di ridurre addirittura di 3 tacche l'attacco fisico del mio avversario. È vero che il Behemoth effettua sia attacchi fisici che attacchi magici, ma gli attacchi fisici sono più frequenti e sono anche più fastidiosi. Quindi è vero che io potrei tranquillamente utilizzare un siringone con Matt per avere la difesa fisica e la difesa magica sempre a palla, però sinceramente parlando non ne ho avuto bisogno, anche perché adesso con Matt ho una capacità di cura estremamente elevata, quindi riesco comunque a recuperare in fretta gli HP persi e riesco soprattutto a difendermi con gli attacchi fisici, che sono quelli veramente veramente fastidiosi. Detto ciò, Sephiroth, in questo caso abbiamo la skin nuova Arcanum Terra, la Protector's Blade utilizzata come arma principale per boostare maggiormente il mio attacco magico, e poi come arma secondaria l'arma nuova Terra, la Blue Bramble, che ovviamente ho voluto mettere come arma secondaria perché in questo modo il mio boost di attacco magico viene decisamente amplificato grazie alla Protector's Blade. Infatti, come potete vedere, abbiamo un boost magico comunque di livello 7, un boost terra che ho preferito ridurre leggermente in funzione del boost ability magico. È una cosa che in realtà non si dovrebbe fare, perché quando fate un personaggio elementale dovete sempre boostare come prima regola l'attacco magico e poi l'attacco elementale. L'abilità della potenza magica va potenziata soltanto dopo, però in questo caso, per evitare che Sephiroth non maxasse il suo attacco magico, ho dovuto fare un piccolo sacrificio al boost terra e quindi farlo scendere dal livello 5 al livello 4, che alla fine ci può anche stare come ragionamento. 10.000 HP, quasi 11.000 HP, che tutto sommato vanno bene sia per la X1 che per la X2, e poi 5.129 di attacco magico, che è una cifra assolutamente ottima. Non abbiamo Summon di terra, quindi ho messo comunque la sua limit numero 2, che mi consente comunque di incrementare attacco fisico e magico nell'eventualità ci dovesse essere appunto bisogno, ma ovviamente non ce ne sarà bisogno. E poi tutte le materie che mi servono solo ed esclusivamente per incrementare le stats. Sub-weapon, ovviamente tutto ciò che mi dà boost magico terra, HP terra e poi attacco magico e boost di ability magica. Perché? Perché ovviamente non potevo maxare l'attacco magico con le mie armi terra, visto che ne ho poche e tra l'altro sono anche deboli di overboost, a parte la Gigifem di Glenn, e allora ho optato per ridurre leggermente il boost terra per aumentare di gran lunga il boost di abilità magica. E quindi questo è il mio Sephiroth, che comunque sia riesce a giocare benissimo. Successivamente abbiamo Matt, che si presenta con ben 12.765 HP e 3.000 punti in healing, quindi sono le cifre che a me interessavano di più. Prima arma Centipede, per meglio dire, e la seconda arma la Slick Beetle, proprio per abbassare l'attacco fisico del nostro Behemoth. Ovviamente abbiamo anche la difesa fisica aumentata grazie appunto alla Centipede, che mi cura in contemporanea. Ho messo un Protect lì semplicemente solo perché aveva le statistiche più alte che mi servivano, e poi materie al solito per incrementare le stats. Abbiamo anche la limit con il Gigantic Wall, ma ovviamente non avremo modo di utilizzarla, e la skin ormai praticamente fissa, quella del dottore, che è una delle skin, se non la skin migliore praticamente per Matt, e forse una tra le skin migliori del gioco. Per quanto riguarda invece le armi, abbiamo al solito setup con buff debuff in prima linea, solo che questa volta ho messo 2 healing e un HP, in modo tale da aumentarmi un po' la vita e poi aumentare ancora le capacità di cura del mio Matt, che raggiungono livelli veramente eccezionali. Per quanto riguarda ovviamente le ability, abbiamo 6 per quanto riguarda gli HP, 9 per quanto riguarda healing, che siamo praticamente quasi al livello massimo e ci avviciniamo veramente di un pelo a toccare il livello massimo, che nel momento in cui avrò qualche overboost in più, anzi forse portandola al 120 riuscirei ad arrivare al 100% di boost.
Esatto, livello 10 di overboost per quanto riguarda healing, e quindi ovviamente non l'ho fatta così la challenge, però ho la possibilità comunque di poter aumentare tantissimo il boost healing arrivando a 3160. Ovviamente va bene così il personaggio di Matt perché subentra in questo caso il mio Zac. Ho utilizzato uno Zac non elementale al posto di una Yuffie o comunque di una Lucia stessa, che comunque avrei potuto utilizzare, semplicemente perché le armi di Lucia le ho date a Sephiroth per ovviamente boostare le sue stats. Lucia sarebbe rimasta praticamente senza armi, completamente inutile, e quindi ho detto facciamo una cosa, metto Zac, in modo tale che mettendo Zac posso giocarlo con il setup non elementale e praticamente fare danni, debuffare e al tempo stesso essere competitivo, perché i debuff dureranno più a lungo grazie appunto alla skin che ho messo con Zac. Infatti abbiamo 12.310 di HP, 5.070 in attacco fisico, e quindi sono cifre molto 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 buone. Infatti abbiamo boost fisico portato al massimo e boost di abilità fisica anche portata al massimo, estensione del debuff data dalla skin. E per quanto riguarda invece le materie, sono tutte materie che aumentano le stats, e come sub-weapon ho pompato tutto praticamente sull'abilità fisica e l'attacco fisico HP, e poi ho messo l'arma di Cloud come terzo slot, dato che non mi serviva pompare nient'altro. Ho detto aumentiamo l'attacco grazie appunto all'arma di Cloud messa come, come sub weapon, che con l'attacco boost all mi permette di raggiungere i 5000 punti di attacco. Detto questo, non c'è altro da dire. Il team è questo, ed è un team che lavora benissimo. Sia per ridurre l'attacco fisico, sia per ridurre l'attacco magico con la Twinkling Star, per fare danni con Zac, fare danni con Sephiroth e avere delle cure a portata di mano sempre con Matt. Detto ciò, vi lascio alle run che durano veramente pochissimo. Spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao! Let's go.
よし、想定通り。